Una fiamma al giorno, energie del 9 di agosto. Scegliete la vostra variante, rosa rossa, luna, ametista. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 9 di agosto per tutte le tre varianti. E qua mi stanno dicendo che qualche cosa arriverà per disturbarvi un pochino, ma voi cercate di essere molto consapevoli di quello che è il messaggio dell'anima, perché qua vi viene dato una chiarificazione su qualche cosa che vi serve, qualche cosa riguardo all'amore. È un dono, ricordatevi che anche se c'è un piccolo bisticcio, una piccola controversia, una piccola tensione, è un dono per darvi maggior consapevolezza. Ricordatevi che state andando avanti riguardo a, guardate, una persona che vi sta a cuore, e ripulite di questa tensione. Quindi mi raccomando, c'è la possibilità di, diciamo, cadere in qualche piccola discussione, ma ecco, è tutto un dono per darvi maggior consapevolezza di una situazione con una persona, un maschile che vi sta a cuore, una questione d'amore, amanti nel senso animici, non stiamo parlando di amanti come si intende solitamente. Sì, qua c'è l'energia dell'anima che porta cambiamenti, porta consapevolezza, porta novità. Può esserci appunto qualche tensione, ma andate a ripulire, perché qua c'è un incredibile messaggio dell'anima che vi porta nel vostro potere più profondo animico. Quindi attenzione a ricevere con la dovuta attenzione il messaggio. E qua mi stanno dicendo lo spirito crea la materia, quindi attenzione che quello che succede dal di fuori è una risposta di quello che è l'energia interiore, per cui occupatevi di ciò che emerge da questa situazione che si presenta. Vediamo un po', stanno cadendo già. Oh, caspita, sì, qua c'è un femminile che ha integrato l'energia maschile, qua ci si affida all'anima e quindi ovviamente l'amore arriva. Quello che state facendo è esattamente quello che è necessario fare, entrare nel proprio potere femminile di accoglienza, amore per se stessi, attenzione, affidatevi all'anima e quello che è presente nel piano dell'anima arriverà senza alcuna opposizione. Quindi arriva l'amore, ci sarà qualche messaggio che comunque vi farà anche pensare. Ricordatevi che tutto avviene nel piano dell'anima, quindi siate sempre consapevoli di accogliere con la giusta, vedere le cose che accadono con la giusta vista, e quindi capite che sta iniziando qualcosa di meraviglioso, avete concluso un cerchio e vi siete occupati di tutto ciò che dovevate occuparvi, e ora ovviamente i cambiamenti arrivano perché siete delle, diciamo tra virgolette, guerriere luminose, quindi vi siete affidate all'anima, avete lottato contro quelle che erano le ferite, i blocchi, i programmi, le credenze, e ora si manifesta quello che desiderate, cioè l'amore. Vediamo un po', ametista. Qua state combattendo per qualcosa, mamma mia, quanta potenza, quanta forza, desideri che stanno per essere realizzati. Vediamo se me lo confermano. Caspita, qua c'è un maschile che sta realizzando i desideri che entrambe avete, qua c'è un maschile innamoratissimo che si sta muovendo per manifestare ciò che desidera. Quindi se avete un maschile che in questo momento, ecco, magari è distante eccetera, ricordatevi che sta per arrivare, arriva perché c'è, guardate, la manifestazione dell'amore. È un uomo innamoratissimo che vuole manifestare ciò che prova per voi, e finalmente lo ha capito, ha compreso. Se c'è stato un distacco, non preoccupatevi perché arriva. Ok, sì, diciamo che ha lasciato andare tutto quello che lo tratteneva dal venire da voi, e quindi può essere anche stato una relazione karmica, se n'è liberato, ecco, energeticamente, non fisicamente, chiaramente. Ok. Sì, è un maschile che ha già compreso, è entrato nell'ottica dell'anima, ormai non lo ferma più nessuno, non esiste più il tempo, è il padrone del tempo, vuol dire che non è più schiavo dei propri blocchi, ma è padrone della sua vita, ha raggiunto un alto equilibrio, altissimo, ha ascoltato il suo cuore e ora arriva da voi. Scintille di magica creazione, l'anima crea e manifesta.